Buonasera al sindaco di Colfelice che ringrazio per la sua presenza. E buonasera agli autorevoli relatori e benvenuti a tutti voi. Come nasce questo convegno? Questo convegno nasce da un incontro in occasione della presentazione di un libro dell'amico Fernando Riccardi, Collaccio sulle Forche, organizzato presso la provincia di Frosinone e dall'amministrazione provinciale. Non lo conoscevo. Lui, come ci piace soprannominarlo Furio, mi ha proposto subito questa iniziativa e la sua passione mi ha spinto ad accettare subito. E dunque è per questo che oggi siamo qui. L'associazione PAMA è attiva sul territorio da ormai 8 anni e si interessa di promozione del territorio, di promozione delle nostre bellezze artistiche e paesaggistiche e lo fa in diversi modi. Lo ha fatto e quindi già dimostrato attraverso la pubblicazione di diversi volumi, ristampe anastatiche del professor Scandone sulla controversia sui luoghi di nascita di San Tommaso d'Aquino, Rocca Secca, patria di San Tommaso d'Aquino, e la pubblicazione poi del volume di Fernando Riccardi, Collaccio sulle Forche. Altre manifestazioni attraverso cui ci piace promuovere il nostro territorio e di successo sono per esempio gli spettacoli teatrali. Ne terremo uno il 3 giugno presso la cosiddetta Casa di San Tommaso e vi aspettiamo. Ma quello che più ci ha spinto a intraprendere questa direzione è stato lo spettacolo teatrale itinerante Tommaso, l'uomo che dimostrò l'esistenza di Dio, attraverso cui abbiamo voluto valorizzare il borgo medievale, la chiesa di San Tommaso, prima chiesa eretta al mondo in onore del santo, e diffondere